Buongiorno e benvenuti. My name is Justin Tarossian, Mi chiamo Justin Torossian and I'm happy to be here with you in Italy, e sono contento di poter essere qui con voi in Italia e recording this series of messages entitled The Testimony of Jesus. registrare qui questa serie di presentazioni intitolata La testimonianza di Gesù. We're glad that you're with us to join us for this second message of our series. Vi ringraziamo per il fatto di esservi risintonizzati qui con noi per il secondo episodio di questa serie, It's entitled The Gift of Prophecy, When and Why. che è intitolato appunto Il dono della profezia, perché e quando. As we begin, why don't we ask God's special presence with us here today? Mentre iniziamo la presentazione, perché non chiediamo al Signore di essere qui con noi, con la sua presenza? Our Father God, Padre nostro che sei nei cieli. Ti Lord, we thank you so much for your many blessings to us. ringraziamo, Signore, per le innumerevoli benedizioni nei nostri confronti. Ti We thank you that you promise that when we come to you with our questions, ringraziamo, Signore, perché tu hai promesso che quando noi veniamo a te con i nostri quesiti, that you will answer us. che tu ci risponderai. We thank you for having answered some of our questions thus far. Grazie perché finora hai risposto ad alcune delle nostre domande. We pray that your Holy Spirit would be present. E preghiamo che il tuo Spirito Santo possa essere presente. That this information would not only be clear to our minds, E che queste informazioni non siano soltanto chiare alla nostra mente, but that it would touch our hearts as well. ma che possano anche toccare i nostri cuori. Perché For we ask it in Jesus' name. lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. In part one of our presentation, Nella prima parte della nostra presentazione, we saw that in the beginning of planet Earth, abbiamo visto che all'inizio del pianeta Terra, prima before sin entered the planet, che il peccato entrasse in questo pianeta, God communicated to Adam and Eve face to face. il Signore poteva comunicare con Adamo ed Eva a volto scoperto. But after Adam and Eve sinned, this was cut. Ma nel momento in cui Adamo ed Eva peccarono, questa cosa venne tagliata, perché Their sins separated them from God. i loro peccati separarono il Signore da loro. We learned that God wanted to communicate to them the good news of the plan of salvation that he had. Abbiamo imparato che il Signore voleva comunicare loro il piano della salvezza, la buona novella di questo piano. We saw that the gift of prophecy was established then Abbiamo visto che in quel momento il dono della profezia è stato in stabilito order to help man understand and accept Jesus' future sacrifice. affinché l'uomo potesse comprendere ed accettare il sacrificio del Figlio di Dio in Gesù Cristo che sarebbe avvenuto più avanti. We saw that elsewhere in scripture, like in Luke chapter 1. Abbiamo visto in altri punti nelle scritture, per esempio in Luca capitolo 1. The Bible tells us that God spoke by the mouths of the holy prophets since the world began. La Bibbia ci dice che il Signore ha parlato per mezzo delle labbra dei profeti fin da quando il mondo ha avuto inizio. So there we have the answer to our first question of when. E qui abbiamo la risposta alla nostra prima domanda, cioè quando. The gift of prophecy was given even at the beginning of the human race. Il dono della profezia è stato dato persino all'inizio del genere umano. We also discovered the answer to the question of why. Abbiamo anche trovato la risposta alla domanda perché. The overall purpose of the gift of prophecy Perché lo scopo del dono della profezia is for people's knowledge and acceptance of the plan of salvation. è affinché le persone possano conoscere ed accettare il piano della salvezza. In short, the gift of prophecy is all about Jesus Christ. In poche parole, il dono della profezia è tutto concentrato su Cristo. It was given to help people accept him as their personal savior. Ed è stato dato affinché le persone potevano quindi accettare Gesù come loro personale salvatore. This is why Revelation 19, verse 10 calls the gift of prophecy the testimony of Jesus. Ecco perché Apocalisse 19, versetto 10, dice che lo spirito di profezia è la testimonianza di Gesù. Not only do true prophets of God testify about Jesus, Non solo i veri profeti di Dio testimoniano di Gesù, but true prophets of God are actually spoken through by Jesus himself. ma i veri profeti in realtà parlano per mezzo di quello che il Signore vuole dirci. And as we saw in Revelation 1, verse 1,
Come abbiamo visto in Apocalisse 1, versetto 1, Jesus does this through his holy angels and through his Holy Spirit. Gesù fa questo per mezzo dei suoi santi angeli e per mezzo dello Spirito Santo. We saw together that the gift of prophecy was active in the Old Testament times. Il dono della profezia era attivo nell'Antico Testamento. We saw it was active in the New Testament. Abbiamo visto che era attivo nel Nuovo Testamento. After the close of Scripture, it was active in the second and third centuries. Anche dopo la chiusura del canone, era attivo nel secondo e nel terzo secolo. It was most likely active during the Dark Ages. E molto probabilmente anche durante il Medioevo. And the Bible says that it would be active at the end of time. E la Bibbia ci dice che negli ultimi tempi lo spirito di profezia sarà nuovamente attivo. God gives a specific instruction about the gift of prophecy in 1 Thessalonians 5. In Prima Tessalonicesi capitolo 5 il Signore dà un'istruzione specifica riguardo al dono della profezia. There the Bible says, qui la Bibbia dice, quench not the spirit, despise not prophesying, test all things. Hold fast that which is good. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa e ritenete il bene. We learn together that the Bible doesn't just tell us to test something without giving us ways to test. Abbiamo imparato insieme che la Bibbia non ci invita a valutare un qualcosa senza darci le modalità su come dobbiamo valutare la cosa. We learned that the Bible gives us four major spiritual tests of a true prophet. Abbiamo visto che la Bibbia ci indica quattro principali test del profeta. We also saw together that God has followed a pattern down through time. Abbiamo anche visto che il Signore ha seguito un modello nel corso della storia. He raises up a prophet both at the beginning, nel quale egli prende un profeta all'inizio di un periodo temporale, and at the end of every Bible time prophecy, e ne ispira un altro alla fine del periodo temporale. This has been the way that he has worked, as you can see on this slide with these references. Questo è stato il modo nel quale egli ha operato, come potete vedere qui sulla slide. We recognized together the longest time prophecy in the Bible, the 2300 year prophecy, ended in the year 1844. Abbiamo riconosciuto insieme che la profezia temporale più lunga nella Bibbia è di 2300 anni e questa profezia ha avuto il suo adempimento nel 1844. We saw five of the major movements with their leaders that arose around this time. E intorno a questo anno abbiamo visto cinque principali movimenti che sono sorti. All five of them, as we saw, failing to meet the Bible's test of a prophet. Né loro né nessuno dei loro leader era idoneo ai test del profeta. The question then comes, e quindi la domanda che ci poniamo, was there another movement that arose during this time? È, vi è un altro movimento che è sorto in questo periodo di tempo? A movement that was based on the study of the Bible? Un movimento che sia basato sullo studio della scrittura. One to whom God would raise up a genuine prophet. Uno nel quale il Signore avrebbe ispirato un vero profeta. Let's take a look at history together. Andiamo a vedere quindi cosa ci dice la storia. Leading up to the year 1844, fino al 1844, there was something taking place across the world. Vi era qualcosa che stava avvenendo nel mondo. There was an awakened interest in the study of Bible prophecy. Quando la data si stava avvicinando, cominciò a crescere un interesse nello studio della profezia. Specifically, the prophecies of Daniel chapter 8 and 9. E in particolar modo le profezie del capitolo 8 e 9 di Daniele. Now the question comes, why all of a sudden did different people all across the world have an awakened interest in it? Quindi come mai diverse persone in diversi luoghi nel mondo hanno avuto un interesse riguardo a queste profezie? Well, the Bible tells us in Daniel 12 verse 4. Al capitolo 12 del libro di Daniele la Bibbia ci dice that as the angel Gabriel was speaking with Daniel, al versetto 4, che mentre l'angelo Gabriele stava parlando con Daniele, that he spoke to him and said, but you Daniel, parlando a Daniele disse, shut up the words and seal the book until the time of the end. Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine.
The message that Daniel wanted to understand that was sealed was the 2300 year prophecy. Il messaggio che Daniele voleva comprendere, ma che era sigillato, era la profezia delle 2300 sere e mattine. Now, the books Daniel and Revelation are prophetic twins. Ora, il libro di Daniele e il libro dell'Apocalisse sono gemelli profetici. Centuries later, John the Revelator was revealed the time in the future. Alcuni secoli dopo, Giovanni, che scrisse il libro dell'Apocalisse, riceve la rivelazione when the message would be opened or unsealed. Di quando questo messaggio sarebbe stato aperto o desigillato. Revelation 10 verse 8 talks about this time. In Apocalisse 10 versetto 8 viene citato questo periodo di tempo. It says, "Then the voice which I heard from heaven spoke to me again and said, 'Go, take the little book which is open in the hand of the angel who stands on the sea and on the earth.'" Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo e disse: "Va, prendi il libretto aperto che si trova nella mano dell'angelo che sta sul mare e sulla terra." Now, this opening of the little book of the part of Daniel that was sealed. Quindi questa apertura, questo desigillamento della parte del libro di Daniele che era sigillata, was in the early 1800s. Avviene nell'inizio del 1800. At the beginning of the time of the end, after 1798. Dopo il 1798, che è la data che determina l'inizio del tempo della fine. At this time there was a flood of study of this portion of Daniel. In questi tempi, molte persone cominciarono a studiare questa parte del libro di Daniele. Many people across the world, without communicating to each other, were studying the prophecy of Daniel 8:14. Diverse persone sparse per il globo, senza sapere che altri stavano facendo la medesima cosa, cominciarono a studiare. Joseph Wolfe, a missionary from Great Britain, Joseph Wolfe, un missionario della Gran Bretagna, and according to his journals, e secondo i suoi diari, between 1831 and 1845, dal 1831 al 1845, he preached the Lord's soon return to over 22 countries of people. Egli predicò l'imminente ritorno di Cristo in più di 22 regioni del mondo. This was because of his understanding that the 2300 year prophecy was soon to be fulfilled. E questo era perché, secondo il suo intendimento delle profezie di Daniele, la profezia delle 2300 sere mattine stava per adempiersi. In Germany there was Bengel. In Germania vi era Bengel. Bengel's preaching and literature distribution inspired many, even thousands, to believe in the prophetic word as never before. Quello che Bengel faceva nelle sue predicazioni, la sua distribuzione di letteratura, ispirò migliaia di persone come mai prima d'ora. There was Manuel Lacunza, a Jesuit priest in South America. Vi fu Manuel Lacunza, un prete gesuita in Sud America. As he studied the Bible, he discovered the 2300 year prophecy. E nel suo studio della Bibbia egli scoprì la profezia delle 2300 anni. And came to recognize that it was soon about to be fulfilled. E comprese che stava presto per adempiersi. He published his findings under the fake name of Rabbi Ben Ezra. Egli pubblicò le sue scoperte sotto il nome d'arte di Rabbi Ben Ezra. Because he knew that his teachings would not be welcome in the Catholic Church. Perché sapeva che i suoi insegnamenti non sarebbero stati benvenuti nella Chiesa Cattolica. There was Gossin in France who preached this message. Vi fu Gossin in Francia che ha predicato questo messaggio. When believers in Sweden were locked up for their faith, e in Svezia, quando i fedeli erano perseguitati a causa della loro fede, that couldn't stop the Lord. Questo non ha certamente fermato il Signore. And he poured out his Holy Spirit upon young children. E lo Spirito Santo venne riversato su dei giovani bambini. And they stood up and preached with holy boldness, miraculously. E in maniera miracolosa questi bambini cominciarono a predicare con coraggio. You can even find these things recorded in the newspapers of Sweden. E queste cose le potete trovare persino nei giornali della Svezia di quell'epoca. The largest and most significant of these movements was in North America. Ma il più significativo di questi movimenti avvenne negli Stati Uniti d'America. There a man who had been a deist, William Miller,
un uomo chiamato William Miller, che veniva da un credo deista, became converted and began studying the Bible verse by verse. Si convertì e cominciò a studiare la Bibbia versetto per versetto. When he came to Daniel chapter 8, quando arrivò a Daniele capitolo 8, he came to the conclusion that the 2300 year prophecy was soon to be fulfilled. Arrivò alla conclusione che la profezia dei 2300 anni aveva presto da adempersi. He began declaring that Jesus would come around the year 1843. Cominciò ad affermare che Gesù sarebbe tornato intorno all'anno 1843. As people saw the logic of the interpretation of this prophecy compared with history, le persone potevano vedere la logica di questa interpretazione paragonata alla storia. Many people came to believe that indeed Jesus was soon to return. Quindi molte persone cominciarono veramente a credere che Gesù stesse per tornare. Now let's take a quick look at Daniel 8 verse 14. Andiamo a vedere insieme Daniele capitolo 8 versetto 14. The angel Gabriel, delivering this vision to Daniel, said, l'arcangelo Gabriele, quando portò questa visione a Daniele, unto 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Disse 2300 giorni e il santuario sarà purificato. William Miller began to believe that the earth was the sanctuary that was to be cleansed with fire at Jesus' return. Quindi William Miller cominciò a credere che la terra fosse il santuario che avrebbe dovuto essere purificato per mezzo del ritorno di Cristo. Little did he realize at that time, ma all'epoca non aveva compreso, that the Bible speaks in Hebrews 7 and 8 of a sanctuary in heaven, che la Bibbia nel capitolo 7 e 8 del libro degli Ebrei dell'apostolo Paolo parla di un santuario nei cieli. And that at this time Jesus was going to transition into his high priestly ministry in the heavenly sanctuary. E che in questo anno Gesù avrebbe compiuto il suo ruolo nel luogo santo e si sarebbe spostato nel luogo santissimo, nel santuario dei cieli. So you see, William Miller had the event wrong, but the time right. Quindi William Miller aveva il tempo giusto, la data era giusta, ma l'evento che aveva da adempersi era sbagliato. As October 22, 1844, soon arrived. Il 22 ottobre 1844 presto venne. Around 50,000 Millerites in North America from all different denominations. E circa 50,000 Milleriti nel Nord America che si erano riuniti da diverse denominazioni looked up into the sky earnestly watching for Jesus' return. Guardarono il cielo e sperando nell'avvento di Cristo. But the hours on the clock struck one after another. Ma l'orologio continuò a girare. Until finally it struck midnight and Jesus had not come. Fino a che scoccò la mezzanotte e Gesù non tornò. People were terribly disappointed. Le persone erano grandemente deluse. Many people had left everything that they owned and sold everything they owned to spread the news that Jesus was going to return. Molti avevano lasciato tutto quello che avevano venduto le loro proprietà per seguire il ritorno di Cristo. Many farmers left their crops unharvested. Molti agricoltori nemmeno raccolsero i loro campi. People quit their jobs. Le persone si licenziarono. People were moved by the Holy Spirit to make wrongs right with each other. Le persone vennero mosse dallo Spirito Santo per sistemare le discordie. God was in this movement and he predicted it in Revelation chapter 10. Il Signore era in questo movimento ed in Apocalisse capitolo 10 ha persino predetto questo movimento. But his people were terribly discouraged. Ma il suo popolo era fortemente scoraggiato. Now in the year 1844, ora nel 1844, God wanted to comfort and encourage his people. Il Signore voleva confortare ed incoraggiare il suo popolo. And he chose to restore the gift of prophecy amongst his followers. E quindi scelse di ristabilire il dono della profezia fra coloro che lo seguono. By pouring out his spirit on a 17-year-old girl named Ellen Harmon. Elargendo lo Spirito Santo su una giovane ragazza chiamata Ellen Harmon, una diciassettenne. Later she married and became Ellen White.
Più tardi, dopo il matrimonio, la conosceranno con il nome di Ellen Goldwhite. She was simply a shy 17-year-old girl Era una giovane ragazza molto timida, in very poor health. con poca salute, But God chose to use her in powerful ways. ma il Signore scelse di utilizzarla in maniere potenti. He gave her a vision, encouraging the believers that their belief had not been a delusion. La sua prima visione incoraggiava il popolo, che aveva aspettato il 1844, dicendo loro che non era una delusione. She saw God's people on a narrow pathway walking up toward heaven. Nella visione lei vide il popolo di Dio che camminava verso il cielo su una via molto stretta. At the end of that pathway was Jesus. Alla fine di questa via vi era Gesù. And behind them was a bright light which symbolized the midnight cry. E dietro di loro vi era una luce molto brillante che simboleggiava il grido di mezzanotte, il 1844. As long as the people looked and kept their eyes on Jesus, they were safe on the pathway. Fino a che le persone tenevano i loro occhi fissi su Gesù, essi erano salvi nel percorso. But if they took their eyes off him and looked down to the world below, Ma nel momento in cui rimuovevano il loro sguardo da Cristo e guardavano verso il mondo, sulla loro destra e sulla loro sinistra, they would fall off the pathway. essi cascavano da questa via. This was one part of this vision that God gave Ellen Harmon to encourage his people. Questa è una delle visioni che il Signore diede ad Ellen Harmon per incoraggiare il suo popolo. A number of these believers got together and began to study scripture. Un gruppo di fedeli si riunì e cominciò a studiare le scritture. They said, God's word cannot be wrong. Si dissero fra loro: la parola di Dio non può essere The sbagliata. problem must have been with us in our interpretation. Il problema deve essere certamente con la nostra interpretazione. They prayerfully began to study God's word and pray. In preghiera cominciarono a studiare la parola di Dio. And God led them to many truths of His word. E il Signore li guidò in molte verità. He led them to the truth of what happens to us when we die. Il Signore li guidò in molte verità, come per esempio che cosa avviene quando moriamo. The truth of what happened in 1844 and of the heavenly sanctuary. Il santuario è quello che è avvenuto nel 1844. The truth of the seventh-day Sabbath. La verità sul settimo giorno, il sabato. Many different things this group began to discover and to believe as grounded and found in the Word of God. E molte altre cose che questo piccolo gruppo cominciò a scoprire nella parola di Dio. Now, in our last presentation, we saw the six specific purposes of the gift of prophecy in the Apostolic Church. Nella presentazione precedente abbiamo visto le sei ragioni e motivazioni per le quali il dono della profezia è stato dato nella Chiesa Apostolica. Now, in God's last day remnant church, He used the gift of prophecy for these same six purposes. Ora il Signore nella Chiesa del rimanente, negli ultimi giorni, utilizza appunto questi sei principi come li utilizzò appunto nella Chiesa del primo secolo. This body of believers became to be known as the Seventh-day Adventist Church. Questo gruppo di fedeli crebbe e venne poi riconosciuto come la Chiesa Avventista del settimo giorno. The name was adopted in the year 1860, Nel 1860 venne scelto il nome. and they officially organized in 1863. E nel 1863 vennero organizzati in maniera ufficiale. Now, similar to the use of the gift of prophecy in the Apostolic Church, Così come nella Chiesa Apostolica, notice how God used the gift of prophecy in God's remnant church, the Seventh-day Adventist Church. notate come il Signore ha utilizzato lo spirito di profezia nella Chiesa del rimanente. It assisted in the founding of the church. Questa ha assistito, ha aiutato la formazione della Chiesa. Secondly, it initiated the church's mission outreach. Ha appunto iniziato l'attività missionaria della Chiesa. The Seventh-day Adventists didn't see the purpose of sending missionaries overseas. Inizialmente gli avventisti del settimo giorno non riuscivano a avere la visione dell'evangelizzazione globale. But the Holy Spirit, through Ellen White, made clear the need to send missionaries to where the gospel was not yet known. Ma lo Spirito Santo, per mezzo di Ellen White,
chiarì che vi era necessità di portare il Vangelo laddove non era conosciuto. Third, God used the gift of prophecy to edify and strengthen the church. Al terzo punto possiamo vedere che il Signore ha utilizzato lo spirito di profezia per edificare e fortificare la Chiesa. He used it to unite and protect the church. Lo ha utilizzato per unire e per proteggere la There Chiesa. were many different heresies and false teachings that were circulating around in the 1840s and 1850s. Negli anni 40 e 50 del XIX secolo vi erano molte eresie che venivano insegnate e predicate, quindi c'era necessità di questo spirito. And God used the gift of prophecy to protect the church from this. E quindi il Signore, per mezzo dello spirito di profezia, ha protetto la Chiesa da He questo. used the gift of prophecy to warn of future difficulties. Ha utilizzato lo spirito di profezia per avvertirci di difficoltà future. And last of all, to confirm the faith in times of controversy. E come ultimo punto, quello di affermare la fede nei momenti di conflitto. Now, it's important for us to briefly note È importante per noi ricordare that no Seventh-day Adventist doctrine originates with Ellen White. che nessuna dottrina avventista ha origine con Elena White. Everything that the Seventh-day Adventist Church believes and teaches is based upon the Word of God. Tutto quello che la Chiesa Adventista del settimo giorno crede ed insegna è basato sulla parola di Dio. Now the question needs to be answered. Ora, la domanda che deve essere risposta Does Ellen G. White meet the Bible's test of a prophet? è: Ellen White passa il test del profeta di Dio? Let's review briefly the test of a prophet. Vediamo nuovamente insieme il test del profeta. First of all, they must confess that Jesus is the Christ. Prima di tutto, il profeta deve confessare che Gesù è il Cristo. Notice with us 1 John chapter 4 verses 2 and 3. Guardiamo insieme 1 Giovanni 4, versetti 2 e 3. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, e ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. Did Ellen White lift up Jesus as God? Ha forse Ellen White innalzato Gesù come Dio? Did she teach and preach that he was the Christ? Ha forse insegnato e predicato che lui era il Cristo? Absolutely. Certamente. Notice this following quote with us from the book Gospel Workers, Andiamo a vedere nel libro Gospel Workers questa page citazione. 160. Lift up Jesus, you that teach the people. Alla pagina 160 sta scritto: Innalzate Gesù, voi che insegnate alle persone. Lift him up in sermon, in song, in prayer. Innalzatelo nei sermoni, nei canti e nelle preghiere. Let all your powers be directed in pointing souls. Che ogni vostra energia sia diretta nell'indirizzare le persone Confused, bewildered, and lost to the Lamb of God. che sono confuse e perdute verso l'agnello di Dio. Friends, there are many more quotations that we could share. Amici, vi sono molte altre citazioni che potremmo condividere, But this is one reflection of the many. ma questa è una che ne riflette molte. Her whole life and ministry uplifted Jesus Christ. Tutta la sua vita e tutto il suo ministero innalzava e inneggiava Gesù Cristo. Did she pass the first Bible test of a prophet? Passa quindi il punto 1 del test del profeta? Absolutely. Certamente. Test number two. Il secondo aspetto del test del profeta Does she agree with God's law and the Bible? è in accordo con la legge di Dio e la Bibbia. Isaiah 8 verse 20 says, In Isaia 8:20 sta scritto: To the law and to the testimony. alla legge e alla testimonianza. If they speak not according to this word, Se non parlano secondo questa parola, it is because there is no light in them. è perché in essi non c'è luce. So a genuine prophet must speak according to the Bible and the law of God. Quindi un profeta genuino deve parlare in accordo con la Bibbia e la legge di Dio. Did Ellen White uplift and teach according to the Bible? Ha Ellen White innalzato questi due punti? Notice this quote with us from The Great Controversy, page 193. Vediamo insieme dal libro Il Gran Conflitto, a pagina 193, questa citazione.
True Christianity receives the Word of God as the great treasure house of all inspired truth and the test of all inspiration. Il vero cristianesimo invece considera la parola di Dio come il prezioso deposito della verità e la pietra di paragone di ogni ispirazione. In other words, every person who claims to be inspired, she says, needs to be tested by the Bible. Quindi, in altre parole, quello che sta dicendo è che ogni persona che afferma di essere ispirata deve essere valutata secondo la Bibbia. Listen to what she wrote in the Adventist newspaper, The Review and Herald, December 15, 1885. Andiamo a vedere quello che lei scrisse nel 1885 in Review and Herald, un giornale avventista. The Bible and the Bible alone is to be our creed. La Bibbia e la Bibbia soltanto deve essere il nostro credo. The sole bond of union. L'unica cosa che ci unisce. All who bow to this holy word will be in harmony. Tutti coloro che si sottometteranno a questa parola santa saranno in armonia. Let us meet all opposition as did our master, saying, incontriamo tutte le nostre opposizioni come fece il nostro maestro dicendo, it is written, sta scritto. Let us lift up the banner on which is inscribed, innalziamo il vessillo sul quale sta scritto, the Bible, che è la Bibbia, our rule of faith and discipline, la nostra regola di fede e di disciplina. Did she uplift and agree with the Bible? Era in accordo con la Bibbia? Absolutely. Certamente. Her last words, le sue ultime parole, to the representatives of the World Church of Seventh-day Adventists, ai rappresentanti della Chiesa Adventista mondiale, were spoken in the General Conference session, alla sessione della Conferenza Generale. After stepping down off the platform, dopo essere scesa dal pulpito, she stopped. Si fermò. She turned around. Tornò indietro. She went back and picked up her Bible. Prese una Bibbia. And she said, brethren and sisters, e disse, fratelli e sorelle, I commend unto you this book. Vi raccomando questo libro. Friends, she didn't live to uplift herself, but to uplift the Word of God and Jesus Christ, the center of Scripture. Amici, la sua vita non era focalizzata nell'innalzare se stessa, ma nell'innalzare la Scrittura e Gesù Cristo che è al centro di essa. And this is the purpose of every true prophet of God. E questo è lo scopo di ogni vero profeta di Dio. So, did she agree with God's law and the Bible? Quindi era in accordo con la legge di Dio e con la Bibbia? Absolutely. Certamente. Test number three. Il punto tre del test del profeta. A true prophet's predictions must come to pass. Le predizioni di un profeta, le profezie, devono adempiersi. Jeremiah 28 verse 9 says, Geremia 28 versetto 9 dice, the prophet which prophesies of peace, when the word of the prophet shall come to pass, then shall the prophet be known that the Lord has truly sent him. Il profeta che profetizza di pace, quando la sua parola si adempirà, sarà riconosciuto come un profeta veramente mandato dall'Eterno. Did Ellen White make predictions that came to pass? Ha fatto delle predizioni Ellen White che si sono avverate? Absolutely, there were many. Certamente ve ne sono molte. We'll take a look at just two. Ma andiamone a vedere solo due. In 1864, Ellen White wrote, nel 1864 Ellen White scrisse, tobacco is a poison of the most deceitful and malignant kind. Il tabacco è un veleno dei peggiori. Now, it's important to know the historical context here. Ora è importante capire il contesto storico qui. At this time, doctors were still prescribing smoking as a medication for their patients who had a cough. Quando lei scrisse questo, i medici raccomandavano ai loro pazienti che avevano la tosse di consumare sigarette. It wasn't until about 93 years later, fu 93 anni dopo, that medical experts in the United States finally concluded che degli esperti medici negli Stati Uniti conclusero that smoking causes lung cancer, che il fumo provoca tumore ai polmoni. Our second example is a prediction Ellen White made in 1902. Il secondo esempio lo troviamo nella predizione che Ellen White fece nel 1902. She said there that San Francisco and Oakland would soon be punished by the Lord.
nella quale affermò che San Francisco e Oakland sarebbero state presto punite dal Signore because they were becoming like Sodom and Gomorrah. a causa della loro similitudine con Sodoma e Gomorra. In the year 1906, Nel 1906 there was a terrible earthquake that struck San Francisco. vi fu un terribile terremoto che si abbatté su San Francisco. Over 100,000 people were terribly injured and thousands were dead. Migliaia di morti e più di 100.000 persone ferite. Fires swept through the city. Fuochi divampavano in tutta la città. Millions of dollars of damage was caused. Centinaia di milioni di dollari di danni. In fact, today San Francisco is built upon the ruins after that earthquake. Difatti, oggi la città di San Francisco è costruita sopra le rovine di quel terremoto. Did her predictions come to pass? Sono forse le sue predizioni veritiere? Absolutely. Certamente. The last test of a prophet is that they must bear a fruitful life. E l'ultimo punto del test del profeta è che il profeta deve avere uno stile di vita che presenta il frutto dello spirito. Matthew 7, verse 20 says, "By their fruits you'll know them." In Matteo 7 sta scritto che noi li riconosceremo dai loro frutti. Listen to what some people have said about Ellen White. Andiamo a leggere quello che alcune persone hanno detto riguardo a Ellen White. This is from a famous American radio broadcaster named Paul Harvey. Questa citazione proviene da Paul Harvey, un famoso telecronista radiofonico. He came on the radio in 1997. Egli nel 1997 affermò: And he said, "Her writings have been translated into 148 languages. I suoi scritti sono stati tradotti in 148 lingue, More than Marx or Tolstoy. più di Marx o Tolstoi, More than Agatha Christie. più di Agatha Christie, More than William Shakespeare. più di William Shakespeare. Only now is the world coming to appreciate her recommended prescription for optimum spiritual and physical health." Ma solo ora il mondo è venuto alla piena comprensione che i suoi consigli sulla salute erano veritieri. By this time, people were wondering, who in the world is this? E a questo punto la gente cominciava a chiedersi: ma chi è questa persona? After a long pause, he said, Dopo una lunga pausa, Ellen White. affermò Ellen White. After another pause, E dopo un'altra pausa, he said, you don't know her? disse: non la conoscete? Get to know her. Conoscetela. In 2015, the Smithsonian Magazine in the United States Nel 2015 giornale Smithsonian, che viene presentato negli Stati Uniti, One of the most reputable journals in our country, una delle riviste più ben reputate nel paese, included Ellen White as one of the most 100 most influential Americans of all time. ha incluso Ellen White nella lista delle 100 persone più influenti d'America di tutti i tempi. Because of God's counsel through her, A causa del consiglio di Dio dato a lei, The Seventh-day Adventist Church has thousands of schools, la Chiesa Avventista oggi ha migliaia di scuole kindergarten through college, che vanno dagli asili all'università. millions of students are receiving an education in the things of eternity. Milioni di studenti stanno ricevendo un'educazione che li indirizza verso l'eternità. Because of God's counsel through her, A causa del consiglio che il Signore ha dato a lei, vi There are hundreds of hospitals around the world helping millions of people. sono centinaia di ospedali sparsi per il mondo che aiutano milioni di persone. Another one of the fruits of her life and ministry Un altro frutto della sua vita e del suo ministero is the Adventist Development Relief Association. è ADRA, l'Agenzia di Sviluppo Umanitario. In 2012, they were serving in 120 countries. E nel 2012 il servizio che ADRA offriva raggiungeva 120 paesi e They had given hundreds of millions of dollars worth of help and aid. avevano dato degli aiuti alle varie popolazioni equivalenti a centinaia di milioni di dollari. Millions of people have been helped. E milioni di persone sono state aiutate.
Did she have a fruitful life? Quindi il suo stile di vita e quello che ha portato dopo la sua morte è stata una cosa che ha portato buon frutto? Did her life bear the fruit of the Holy Spirit? La sua vita ha presentato il frutto dello Spirito Santo? Absolutely. Sì. She handwrote over 50,000 pages in her life. Ha prodotto più di 50,000 pagine di manoscritti. Over 25 million words. 25 milioni di parole. She's the third most translated author in world history. È la terza persona più tradotta nella storia del mondo. She's the most widely published American author in history. È l'autore americano più pubblicato nella storia d'America. But beyond all this, ma oltre a tutto ciò, she was a loving Christian. Era una cristiana amabile. People loved to be around her. Le persone amavano stare attorno a lei. Her neighbors at the end of her life knew her as. Verso la fine della sua vita, i vicini la conoscevano per. The little old lady who always spoke so lovingly about Jesus. La piccola anziana signora che parlava sempre in maniera amorevole di Gesù. She would have the needy over to her home for dinner and make clothes for them. Accoglieva spesso le persone che avevano necessità a casa sua e faceva dei vestiti per loro. She loved animals. Amava gli animali. She loved flowers. Amava i fiori. Her favorite color was actually pink. E il suo colore preferito era il rosa. She was a wonderful mother and a loving grandmother. Era una meravigliosa madre e nonna. She and her husband James had two surviving sons, the younger one named Willie. Lei e suo marito James ebbero diversi figli, ma due di questi sopravvissero. Willie grew up and got married and had seven children. Il più giovane di questi, Willie, si sposò ed ebbe sette bambini. His first child was a girl named Ella. La sua prima figlia si chiamava Ella. Ella grew up and had three children. Ella crebbe ed ebbe tre figli. The youngest was a woman named Gladys. Or the youngest was a girl named Gladys. La più giovane di questi si chiamava Gladys. Gladys grew up and had a little girl named Edie. Gladys crebbe ed ebbe una figlia che si chiamava Edie. Edie grew up and married a man named Hovick. Edie crebbe e sposò un uomo chiamato Hovick. And they had a boy named Justin. Ed essi ebbero un bambino chiamato Justin. So I am one of the many descendants of James and Ellen White. E quindi io sono uno dei tanti discendenti di James e Ellen White. My grandmother, Gladys Kubrock, is the oldest living descendant of James and Ellen White. Mia nonna, Gladys, è la più anziana discendente di Ellen e James White. She is 93 years old. Oggi ha 93 anni. And she's still as sharp as a tack. Ed è ancora molto fresca nella sua mente. I love spending time with her whenever I can make it home to California. Apprezzo molto il tempo che riesco a spendere con lei quando torno a casa in California. Now friends, I want to say something important now. Amici, vorrei dirvi qualcosa di importante ora. The reason that I believe Ellen White had the prophetic gift from God. La ragione per la quale io credo che Ellen White ha ricevuto da parte del Signore lo spirito di profezia is not because I am related to her. Non è perché io sono un suo parente. It is because I myself have examined her in light of the Bible test of a prophet. Ma è perché io stesso ho esaminato i suoi scritti secondo il test dei profeti che viene presentato nella Bibbia. I've read her writings for myself. Li ho letti da me stesso. I've compared them with scripture. Li ho comparati con le scritture. And I've seen that she passes all four Bible tests of a prophet. E ho confermato a me stesso che lei passa il test dei profeti. The Bible says in Psalm 34, verse 8. Nel Salmo 34, versetto 8, la Bibbia dice: Taste and see that the Lord is good. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Blessed is the man who puts his trust in him. Beato l'uomo che si rifugia in lui. Friend, I want you to imagine with me that I was eating a cake right here, right now. Cari amici, vorrei che voi poteste immaginare che in questo momento
Io sto mangiando una torta. And as I was eating this cake, I took the first bite. E mentre stavo mangiando questa torta, ho preso il primo boccone. And I said, that's sweet. E poi mi sono detto, questo è dolce. And I took another bite. E poi ne ho preso un altro. I said, wow, this is delicious cake. E ho detto, questa è una torta deliziosa. What is the only way for you to really know whether this cake is sweet and tasty or not? Qual è l'unico modo nel quale voi potete capire se questa torta è veramente dolce e appetitosa oppure no? The only way you can know is if you yourself taste it. L'unico modo nel quale potete scoprirlo è se voi da voi stessi venite e l'assaggiate. We have presented some of the statements of Ellen White and the Bible test of a prophet. Abbiamo presentato alcune delle affermazioni di Ellen White e il test biblico del profeta. My friend, God says in his word to test all things. Però, cari amici, il Signore nella sua parola dice di provare ogni cosa. And you can't truly know if Ellen White is a genuine prophet of God until and unless you taste and see for yourself. E non potete essere certi che Ellen White sia un vero profeta del Signore se non avete assaggiato da voi stessi, se non avete gustato. I want to invite you to do that today. E vorrei invitarvi quest'oggi a fare proprio questo. We have a special gift for you. Abbiamo un regalo che vogliamo darvi. If you will email the web address that you see on your screen just now, se scrivete un'email sull'indirizzo che appare in sovraimpressione, we would be happy to mail for you free a copy of one of her books. Saremo contenti di potervi inviare un libro di Elena White gratuitamente. One of my very favorites is called Steps to Christ. Uno dei miei preferiti si chiama Passi verso Gesù o La via migliore. It's about how to live a Christian life. E parla di come vivere una vita cristiana. One of the best books you could ever read outside the Bible. È uno dei migliori libri che potete leggere oltre la Bibbia. There's a book about health and then there's a book about Bible prophecy that looks at history as well. Ve n'è un altro sulla salute e poi ve n'è un altro che parla della profezia, della storia. Whichever of these books you're interested in, please write us and let us know. Se siete interessati a uno di questi tre libri, vi chiediamo di scrivere all'indirizzo in sovraimpressione e di farcelo sapere. Friend, we want to extend the invitation to taste and see that the Lord is good. Cari amici, noi vorremmo estendere anche a voi l'invito di gustare che il Signore è buono. Let us pray. Preghiamo insieme. Our Father God, Padre nostro che sei nei cieli, we thank you so much that you have blessed us with the gift of prophecy in the last days of Earth's history. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci hai benedetti per mezzo del dono dello spirito di profezia negli ultimi giorni. We thank you that we don't have to guess or wonder if someone is a true or a false prophet. Grazie, Signore, perché non dobbiamo ricercare e fantasticare sul fatto se qualcuno è un profeta di Dio o no. Lord, you've given us the tests in your holy word. Ma tu ci hai dato il testo, Signore, nella tua parola. You've told us to test all things. Tu ci hai detto di valutare ogni cosa. Lord, we want to be faithful to your instruction and we want to do so. E noi, Signore, vogliamo essere fedeli alle tue istruzioni e vogliamo adempiere questo. Lord, you said in 2 Chronicles 20, verse 20, in Seconda Cronache 20:20, o Signore, tu hai detto that we should believe in the Lord our God and that we would be established. E che noi dobbiamo credere nel Signore e saremo stabiliti. And that by believing his prophets, we would prosper. E che prospereremo credendo ai suoi profeti. Lord, we want to prosper and to walk closely with Jesus. Signore, noi vogliamo camminare vicino a Gesù e vogliamo prosperare. Prepare us for your soon return, we pray. Preparaci, Signore, per il tuo pronto avvento. In Jesus' name. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.